La next gen è ormai arrivata da qualche mese e le nuove console sono nelle case di, mi piacerebbe dire, tante persone, ma in realtà non è così perché la scarsità dei modelli ormai la sapete qual è, per quanto riguarda la situazione ancora irrisolta delle poche unità che uno è possibile comprare, però che uno ha la possibilità di comprare, però in sostanza abbiamo già in alcune case PS5 e Xbox Series X e una delle due, cioè PS5, appartiene a una casa che è Sony, che è una delle poche case che ha soltanto una console sul mercato che abbia investito nella realtà virtuale. Il suo PlayStation VR originale io non ce l'ho, però l'ho provato più volte. Devo dire che è stato un brillante, mi viene da dire, ingresso di PlayStation nella realtà virtuale. Un qualcosa che onestamente all'inizio non credevo che fosse un granché possibile, considerando l'hardware della PS4. Mi ricordo che è stata la prima cosa che ho pensato appena ho iniziato a vedere i trailer, appena ho visto che veramente stavano facendo un visore per PlayStation, ho detto: ma come fa la PS4 a far girare questa roba? E a quanto pare invece ci sono riusciti, e come, e piuttosto bene, o meglio di quanto avrei mai potuto immaginare. Ora hanno annunciato però il fatto che ci sarà un nuovo visore, cioè un VR2. Non è ancora confermato, cioè, o meglio, è confermato che esista, ma non è stato ancora presentato. In compenso, però, poche ore fa sono stati presentati i nuovi controller per PS5, per PlayStation VR 2. Nella fattispecie, eccoli qua: PlayStation VR 2, svelati i nuovi controller PS5. Sony ha presentato con un lungo post su PlayStation Blog i nuovi controller per PlayStation VR 2, la nuova generazione del visore per la realtà virtuale che esordirà su PS5. L'annuncio della lavorazione di un nuovo headset per la console next gen era stato dato soltanto poche settimane fa, ed ecco arrivare già oggi nuovi particolari. Per questi nuovi controller, la casa giapponese ha optato per una forma sferica in modo da garantire un'impugnatura naturale e libertà durante il gioco. Ovviamente non mancano i loghi PlayStation ben in risalto e non vi sfuggirà che, contrariamente a PS5, questi controller sono di colore nero, vero? Non ci è dato sapere se saranno disponibili anche in bianco come la console e il DualSense, ma di certo si tratta di un'indicazione importante per quanto riguarda il design del visore. Queste le caratteristiche dei nuovi controller, che da un punto di vista tecnico riprendono molte delle feature del DualSense per PS5. Grilletti adattivi. Ogni controller VR sinistra e destra include un grilletto adattivo che aggiunge tensione palpabile quando viene premuto, come avviene con il controller DualSense. Se hai giocato un titolo per PS5 conoscerai la tensione che si prova premendo i tasti L2 o R2, come quando tendi un arco per scoccare una freccia. Applicando tale meccanica al VR, l'esperienza viene amplificata e portata a un livello superiore. In effetti, feedback aptico. Il nuovo controller sarà caratterizzato da un feedback aptico ottimizzato per il suo design, per offrire sensazioni di gioco più incisive, modulate e ricche di sfumature. Mentre attraversi un impervio deserto roccioso, sferri colpi in combattimenti corpo a corpo, sentirai la differenza. La straordinaria esperienza audiovisiva, fondamentale per la VR, sarà amplificata. Rilevamento tattile. Il controller può rilevare le dita senza esercitare alcuna pressione nelle aree in cui posizioni il pollice, l'indice o le dita centrali. In questo modo potrai eseguire movimenti più naturali con le mani durante il gioco. Rilevamento. Il controller VR viene rilevato da un nuovo visore VR attraverso un anello nella parte inferiore del controller. Tastiazione e levette analogiche. Il controller di sinistra è dotato di una levetta analogica. I tasti quadrato e triangolo, un tasto presa L1, un grilletto L2 e il tasto crea. Il controller di destra è dotato di una levetta analogica, tasti croce e cerchio, un tasto presa R1, un grilletto R2 e il tasto Options. Il tasto presa può essere utilizzato ad esempio per raccogliere oggetti di gioco. Hideaki Nishino, Senior Vice President al Platform Planning and Management, madonna che nome lungo, già che titolo lungo, ha rivelato che tanti studi Sony Interactive Entertainment hanno collaborato alla realizzazione del controller, che risponderanno dunque alle esigenze di gran parte dei giochi e dei generi che saranno coperti al PlayStation VR 2. Sono ancora tante le informazioni da condividere sulla nuova generazione di VR per PS5, a cominciare evidentemente dal nome, che potrebbe non essere quello che ci aspettiamo. Nel frattempo, ogni modo, ricordate bene, PlayStation VR continua a essere supportato dal momento che nuovi giochi indie sono in arrivo per la piattaforma originale. Inoltre alcuni giochi Play at Home rivelati soltanto ieri fanno parte proprio del catalogo della realtà virtuale di Sony, per cui saranno disponibili gratuitamente. Insomma ragazzi, vi ho voluto dare tante informazioni perché effettivamente ci dice molto tutto questo della direzione che sta prendendo il controller per realtà virtuale. E se la cosa era già chiara con il controller per PS5, che stavano puntando sull'immersività e sulla sensazione premium che hanno gli utenti, per quanto mi riguarda è stata una cosa che ho pensato fin dall'inizio quando è stato mostrato,
Questo è ancora più valido per quanto riguarda un visore da realtà virtuale, perché queste caratteristiche, se applicate anche soltanto ai controller per il visore della realtà virtuale, ecco che, effettivamente l'immersività aumenta. Ora, io ho un dubbio al riguardo, nel senso che, ve lo dico subito, perché tanto c'è poco da dire riguardo alla direzione presa, è evidente che è questo. Sony è stata la prima tra le console a offrire questo tipo di servizio. Microsoft ancora non ci pensa minimamente al VR per la sua Xbox, sta seguendo altre strade. Probabilmente collaborerà con case terze, oppure ne acquisirà una, vabbè, questa è un'altra questione. Quello che io mi chiedo è, ma faranno qualcosa anche al visore? Nel senso, una volta che il visore te lo metti, non è che ci sarà un qualche tipo di feedback aptico anche sul visore? Perché potrebbe essere una cosa assolutamente rivoluzionaria, se ci pensate. Io mi sono ritrovato a pensare addirittura a cose da mettere nelle parti del corpo, una sorta di tuta, cose del genere, perché queste cose esistono, anche se sono cose mega costose, fatte da piccole aziende. Secondo me non andranno così avanti, perché una cosa che è per console deve essere facilmente utilizzabile senza tanti frizzi e lazzi. Però con il DualSense hanno dimostrato di tenerci all'esperienza premium del videogiocatore, perciò mai dire mai. Non lo so, la mia mente è un pochettino cominciata a viaggiare dopo queste informazioni, e soprattutto come sono state date. Magari sto viaggiando un po' troppo, però insomma, che cosa ne pensate voi? Che cosa vi aspettate dal PSVR 2? Sarà soltanto un salto di qualità rispetto al visore precedente, che vi ricordo aveva come controller i Move, che è praticamente una sorta di periferica riciclata? E ha fatto benissimo PlayStation, per carità, perché si sono dimostrati utili, però è una periferica riciclata. E il salto è soltanto lì? Soltanto nella qualità? Soltanto nei controller e magari nella risoluzione, che dipende in gran parte dalla console, sfruttarne tutta la potenza, eccetera eccetera? Oppure pensate che faranno un passettino avanti anche dal punto di vista della quantità di cose che viene montata su un visore, con qualche feedback perfino là? Non lo so. Io ammetto che l'ho pensato immediatamente appena ho letto la news, e perciò ve l'ho voluto dire. Poi non lo so, resta una speculazione, ma divertiamoci a vedere se alla fine sarà veramente così. D'accordo ragazzi? Detto questo, fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nella sezione commenti. D'accordo? È tutta vostra, grazie mille per aver visto questo video, noi ci vediamo al prossimo, e come sempre gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i video delle mini news. D'accordo ragazzi? A presto!